Soldi, soldi, vaffan. Ecco, oggi facciamo cuore da stadio contro i soldi. No, è tutto il contrario. Oggi ti dico come creare i soldi per mandare affa le persone e le situazioni che non ti piacciono più. Uè uè, cari amiche e cari amici, ciao a tutti. Sono Roberto Buonanno, imprenditore di successo, ma soprattutto persona che suda molto mentre registra video, perché nonostante mi sia trasferito a Dubai da ormai quasi 2 anni, ancora ho dimenticato oggi che se non accendo l'aria condizionata nello studio piccolino dove registro, poi crepo di caldo. Quindi ogni tanto vedrete che mi tampono, avrò ogni tanto magari un po' di sudore, ma fa niente, sudore di chi non fa niente, non lavora per tutta la vita. Allora, parliamo di soldi per mandare la gente affa. Affa, Vaffa Day, vi ricordate il Vaffa Day che l'ha inaugurato, mi sembra, Beppe Grillo? Era già Movimento 5 Stelle? Non mi ricordo. Allora, parliamo di Vaffa Money, gli americani li chiamano F.U. Money, che vuol dire appunto, infatti money, non voglio dire la volgarità, non mi piace, sia perché appunto non mi piace di per sé, ma anche perché YouTube ti penalizza se dici parolacce, cioè penalizza me, poi certi li manda ovviamente in primi in classifica, in tendenza. Cosa sono i soldi vaffa? È la quantità di denaro che ti serve per dire la famosa baffa, la famosa affermazione volgarissima, e lasciare per sempre persone in situazioni che non ti piacciono più. Che tu sia ancora a casa con i genitori, magari a 25, 30, 40, 47 anni, perché non ti puoi permettere di andare a vivere da solo, perché la vita costa tanto, perché c'è l'inflazione, la benzina ha raddoppiato, tutte queste menate qua, oppure se hai un capo che ti dà fastidio, situazione lavorativa tremenda, ma in generale una situazione che ti obbliga a stare delle coercizioni che non sopporti più, la tua massima ambizione deve essere quella di raccogliere abbastanza soldi per arrivare appunto alla soglia di quel piccolo gruzzolo che noi chiamiamo FU Money, i soldi vaffa. Cosa vuol dire questo? Per alcuni saranno i soldi che bastano, per esempio, per mantenersi un anno nell'ambito di una situazione di vita che per loro è ok. Per esempio, per me, qualsiasi persona al mondo, sana di mente, che ha degli introiti, che lavora, che ha una sua piccola impresa, che è un professionista, e in generale, insomma, che già porta a casa del denaro, deve avere almeno un fondo di emergenza di 12 mesi. Cosa sono questi 12 mesi? Sono praticamente tanti soldi quanto ti bastano per vivere bene, ok, col tuo stile di vita, magari con qualche piccola rinuncia, per un anno intero. Che cosa vuol dire questo fondo d'emergenza? È un investimento che devi fare in borsa? È qualcosa che devi mettere in criptovalute? No, sono soldi che devi tenere rigorosamente liquidi e segregati in un conto corrente al quale non hai alcun accesso, non hai il bancomat, non hai le carte di credito collegati a questo conto corrente, e quindi sono denari in un posto dove è difficile spenderli, ok? Perché questo? Perché se tu metti da parte 12 mesi del tuo stile di vita, che adesso ti spiego come si calcola, caspita, è facile la tentazione che passi davanti a un concessionario, passi davanti a una boutique di moda e vedi una situazione, qualcosa di interessante, vedi una promozione per un videogioco, una console, PlayStation 5, l'Xbox 9, vai e compri, tanto ce li ho. E invece no, non devono essere accessibili. Il modo migliore per non rendere accessibili dei soldi per spese compulsive, inutili e stupide è conservarli in un luogo dove non hai la possibilità di accesso facile, ovvero un conto senza carta di credito, bancomat e addirittura senza neanche gli accessi, potendo senza neanche il web banking, ma qui mi sa che andiamo veramente alla preistoria, quindi quest'ultima me la perdonerete, la saltiamo. Allora, cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che i tuoi vaffa soldi devono essere disponibili in una quantità che ti permette in ogni momento di dire a tutti arrivederci, io me ne vado. Quindi immagina che lavori in un posto dove iniziano a romperti le scatole pesantemente, iniziano a stressarti, iniziano a farti fare cose che non ti piacciono, oppure iniziano a mobbarti, no? Quella pratica fastidiosa e disgustosa per la quale ti umiliano, ti trattano male, ti danno compiti e lavori denigratori della tua professionalità allo scopo di farti arrivare al punto di cedere e dare le dimissioni. Se tu hai da parte 12 mesi di soldi che ti servono e ti bastano per vivere tranquillamente nei luoghi in cui tu ti senti bene, al primo momento in cui ti fanno pressione li mandi affa. Non è bello questo? Stessa cosa se per esempio vivi con persone che magari a un certo punto ti portano a relazioni pesanti, critiche, fastidiose, tossiche, la famiglia, i genitori, fidanzato, fidanzato e compagnia bella. A volte si creano delle brutte situazioni di dipendenza. La vita dovrebbe essere basata sull'interdipendenza, ovvero io do a te,
particolarità, cultura, interesse, lavoro, risorse, energie, allegria, e tu me ne dai a tua volta, però con uno scambio che sia in compensazione, non dobbiamo essere due persone identiche, altrimenti io che bisogno ho di un altro me, no? Mi serve una persona che diversamente da me, magari io sono più disordinato, l'altra persona è più ordinata, io sono meno attenta alle relazioni, l'altra persona è una persona che invece vive costruendo relazioni. Ecco, alla base di un semplice rapporto di interdipendenza c'è il segreto anche delle relazioni vincenti. Quindi sei in una situazione in cui questo rapporto si è spezzato, in più addirittura c'è una dipendenza, quindi a un certo punto sei tu che dipendi da qualcuno. Dipendi dal punto di vista economico, e non è uno scherzo, o dal punto di vista emozionale, sentimentale. Si dice emozionale o emotivo in italiano. Quindi come fare per uscirne? Raga, servono i soldi. Questi soldi, se ce li hai da parte, te ne puoi andare il giorno stesso. Ora, come si calcola questo fondo vaffa? È molto facile. Quindi tu devi prendere tutto quello che spendi in un mese e mediamente mettere da parte il doppio di quella cifra. Ma devi pensare proprio a tutto. Poi facciamo anche un altro discorso. Per adesso prendi spese d'affitto, rata dell'auto, rata di ogni cosa che c'hai, a debito, eventuali cene, ristoranti, pranzi che fai fuori, il costo per il mangiare, il bere, gli spostamenti, il costo per il treno, il pullman, l'autobus, la scuola, la palestra, il tennis, i bambini. Ogni singola spesa che fai per un mese la devi tracciare, quindi ti fai o un pezzo di carta o un foglio Excel e dopo che l'avrai tracciata arrivi a una somma. Se poi vuoi avere la massima precisione, fai per 3 mesi questo lavoro, ma basta anche un solo mese. L'importante, se lo fai in un solo mese, è di verificare che alcune spese che si fanno in un certo periodo dell'anno, tu le computi. Per esempio, mentre la bolletta del gas, quella elettrica, internet e il telefono arrivano più o meno tutti i mesi, ogni 2 mesi, quindi fai fretta a capire quanto paghi al mese, no? Dividi per 2 la bolletta trimestrale, bimestrale. Trimestrale non esiste. Per quanto riguarda l'assicurazione dell'auto, il bollo dell'auto, per esempio, devi ricordarti che ce l'hai e che devi dividere per 12. Per ne so, hai pagato Disney Plus in una singola soluzione da 60 euro, ricordati che nel tuo costo mensile devi mettere 60 diviso 12, quindi 5 euro, ok? L'assicurazione costa 1200, 100 euro vanno nel tuo costo di vita mensile. E poi metti anche un valore d'emergenza, un fondo imprevisti, che vale sia se ti sei dimenticato di inserire qualche importo, che se capitano degli imprevisti. Per esempio tu questo mese non hai avuto spese mediche, caspita, fra 3 mesi ti fai male, devi fare una visita specialistica, che ovviamente in Italia si aspetta di farla la mutua, fai in tempo a morire o praticamente a cronicizzare la situazione, quindi quasi sempre devi andare privato, vero? Nota, terminologia, le visite private negli ospedali non le chiamano visite a pagamento, le chiamano solventi, insolvenza. Per non dire che esistono 2 strade, la prioritaria per chi paga e quella così, quando arriva arriva il momento, per chi non paga. Ma in realtà paghiamo tutti. Ho proprio discusso poco fa con un amico qui che abita anche lui a Dubai, che aveva letto alcuni articoli e approfondimenti per i quali il costo della sanità italiana diviso per il numero dei contribuenti somma una cifra che divisa appunto per i contribuenti fa 300 euro al mese. Quindi a me prendono in giro e ridicolizzano quando dicono che io qui a Dubai, se non pago l'assicurazione sanitaria, mi fanno morire per strada. Ecco, loro pagano 300 euro al mese di assicurazione pubblica per una sanità che fa schifo, ospedali decadenti e fatiscenti. Detto questo, è calcolato che la tua vita costa 1.500, dentro magari c'è Netflix, Spotify, la discoteca, il bar, il ristorante. Ecco, togli un po', tenendo proprio il minimo, però, cioè non umiliarti. Magari però togliamo l'abbonamento in palestra da 100 euro al mese, ci accontentiamo di fare esercizi a casa. Insomma, vai a fare un fondo minimo di sopravvivenza dignitosa, ma senza i vizi, senza i lussi, senza le cose extra. Quanto basta per vivere bene? Se è arrivato per esempio a 2.000 euro, moltiplica per 12 e quelli sono i tuoi vaffa money, ok? Molti dicono che i vaffa money dovrebbero essere quanto basta per non lavorare più tutta la vita. Per me è un po' esagerato. Secondo me un vaffa money, un importo vaffa money corretto, deve essere 12 volte il tuo costo di vita mensile. Se proprio puoi vivere nella massima sicurezza, metti 2 volte, 3 volte questo importo, quindi 3 anni di costi del tuo stile di vita. Insomma, sonni sereni. E quindi cosa fare poi dopo che hai fatto i vaffa money? Beh, magari iniziare a lavorare per guadagnare molti più soldi, per andare oltre il fondo di emergenza dei tuoi vaffamoni. Ma per fare il secondo step, che poi ti racconto nel prossimo video, perché questa è una serie di 2 video, devi fare il primo. Perché? Perché non c'è modo di lavorare in maniera efficiente a una strategia di incremento dei tuoi introiti
se non hai il fondo d'emergenza. Perché? Perché senza fondo d'emergenza diverse scelte che sono un po' azzardate, un po' tra virgolette pericolose, che ti mandano fuori dalla zona di comfort, che devi fare per correre la strada per aumentare la tua ricchezza e il tuo reddito personale, richiedono la tranquillità di avere un fondo d'emergenza. Ovvero, la spiego breve, ma guarda il video successivo di questa mini playlist, se tu per esempio devi fare in azienda un grande investimento e sai che per via di questo investimento per 5 mesi non puoi pagarti lo stipendio, capisci che è molto più facile se tu hai un fondo d'emergenza. Ed è molto più difficile gestire questi rischi, questi contraccolpi, gli alti e bassi di un'attività professionale o aziendale, soprattutto se non sai di avere da parte quanto ti basta per dormire sonni sereni.